Bentrovati alla tanto attesa presentazione della rassegna audiovisiva del progetto didattico Agrosonoro, note e scene da un territorio. Noi oggi abbiamo una presentazione un po' particolare in una forma ibrida, siamo in collegamento Zoom con i ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa e le insegnanti che li hanno aiutati nel realizzare il progetto, ai quali va il nostro saluto, ma siamo anche in diretta dalla sala consiliare del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, sede di Latina. Vedete i primi ospiti seduti qui al mio fianco, adesso entreremo nel vivo del progetto, un progetto che parte da lontano, precisamente dal 2019, pensate, ha coinvolto oltre ai ragazzi del territorio il Consorzio di Bonifica, l'Istituto Luce, l'Associazione Culturale Il Sandalo e diverse figure professionali legate al mondo dell'audiovisivo. I lavori fin dall'inizio, quindi sin dal primo periodo del 2019, sono iniziati e hanno proceduto a sprombattuto, ma poi, ahinoi, è arrivata la pandemia. Le conseguenze le abbiamo conosciute tutte, le stiamo ancora vivendo e quindi sono arrivati dei tempi decisamente più dilatati. Ma oggi questo lavoro si è concluso e siamo qui per presentarvelo. Ma andiamo a farvi conoscere i nostri ospiti. Sono Francesco Ciccone, responsabile del progetto per conto dell'Associazione Culturale Il Sandalo. Ben trovato Francesco. Patrizia Cacciani, responsabile dell'Istituto Luce Cinecittà per il progetto per l'appunto Agrosonoro. Ben trovata Patrizia. E ovviamente lei, la padrona di casa, è la responsabile delle comunicazioni e delle attività culturali del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino. Stiamo parlando di Barbara Mirarchi. Barbara, tocca a te rompere il ghiaccio. Raccontaci del Consorzio di Bonifica e soprattutto di come il Consorzio di Bonifica entra all'interno di Agrosonoro. Buongiorno a tutti e grazie per essere così numerosi. Allora, il Consorzio di Bonifica lo conoscete, alcuni di voi lo conoscono già per quanto riguarda la sua funzionalità idraulica sul territorio, ma anche perché è depositario di un importante archivio storico. Allora, il progetto Agrosonoro nasce grazie all'Istituto Luce, perché l'Istituto Luce è l'ente capofila di questo progetto e quando ha deciso di partecipare al bando Cinema per la Scuola nella sezione Rassegna, ha coinvolto il consorzio e l'associazione Il Sandalo per animare da un punto di vista musicale il proprio archivio storico, sia quello dell'Istituto Luce, ma anche quello del Consorzio di Bonifica. Parlo in particolar modo di fotografie e filmati. Io volevo andare dall'altro attore principale della rassegna, e cioè proprio dall'Istituto Luce Cinecittà. Parliamo proprio con la responsabile, Patrizia Cacciani, non solo del contributo che l'Istituto Luce ha dato con le immagini, ma soprattutto di un altro progetto che gli ha legati ad Agrosonoro, e cioè Cinefoto Educa. Patrizia, che cos'è Cinefoto Educa? Allora, innanzitutto vorrei ringraziare le insegnanti, i bambini che hanno aderito al progetto, e senza di loro noi saremmo stati in difficoltà in questa fase così difficile della pandemia. Porto i saluti qui del direttore dell'archivio, il dottor Enrico Bufalini, che è stato grande sponsor di questa progettualità. L'archivio storico dell'Istituto Luce, oltre a dare a disposizione il proprio patrimonio audiovisivo, ha messo a disposizione un progetto di alfabetizzazione al linguaggio fotocinematografico. Questo progetto, che coniuga la parte audiovisiva con le illustrazioni, quindi crea le condizioni per l'immediatezza della comprensione del materiale fotografico e cinematografico, è stato uno strumento che ha dato a disposizione delle insegnanti, le quali poi a loro volta lo hanno applicato all'interno delle classi. Questo per quanto riguarda la scuola elementare. Questa documentazione ha permesso ai ragazzi, attraverso delle schede specifiche, di riconoscersi e rappresentarsi, di raccontare se stessi e di raccontare attraverso le fotografie, ma anche attraverso i disegni, la famiglia e quello che accanto alla famiglia hanno trovato nelle case per la parte fotografica della loro storia in questo meraviglioso luogo che è l'Agro Pontino. I ragazzi sono andati proprio alla scoperta del paesaggio storico, dei luoghi del passato, grazie a Angelo Giuliani e Francesco Ciccone. Loro due sono proprio i protagonisti, sono i referenti dell'Associazione Culturale Il Sandalo, ma sono letteralmente scesi al fianco dei ragazzi. Ecco Francesco, questi ragazzi come hanno comunicato con voi, ma soprattutto il territorio come ha comunicato con i ragazzi? Buongiorno a tutti.
Bentrovati. Ciao a tutti i ragazzi da casa. C'è stato un mutuo scambio, perché appunto l'agro sonoro trova il suo fondamento proprio nel paesaggio sonoro. E che cos'è il paesaggio sonoro? È l'incontro tra cultura e natura. La cultura le fanno le persone. Noi siamo partiti dagli archivi storici di Barbara e di Patrizia, perché a volte uno immagina cristallizzati, fissati nel tempo, ma in realtà la storia, la tradizione, la musica tradizionale si evolve, e quindi ognuno di noi deve capire che i suoni vanno avanti. La stessa festa dell'uva che abbiamo analizzato con i ragazzi a Terracina negli anni 30 aveva altri suoni rispetto ai musicisti sociari che venivano suonando la giampogna per mietere il grano a metà 800, e ha ancora diversi suoni rispetto alla comunità Sikh che oggi anima il nostro territorio. E quindi il musico chi è? E il musico è colui che con orecchio attento cerca di armonizzare i vari suoni del mondo. A tal proposito volevo, insomma, fare un omaggio proprio sul paesaggio ai ragazzi di Cori che fanno parte della scuola Chiominto, con un altro poeta di Cori, Elio Filippo Accrocca, che ci dice che il paesaggio vive nella mente di chi sa cogliere gli elementi d'insieme. Angelo purtroppo ha avuto un imprevisto familiare e quindi non è potuto essere presente con noi, è molto dispiaciuto e rammaricato, ma vi saluta tutti quanti e in particolar modo i bambini. E ha apprezzato tantissimo il modo in cui voi lo avete visto. 4 i plessi scolastici, 5 le classi coinvolte nella realizzazione della rassegna. I plessi scolastici disseminati nel territorio. Cominciamo a vedere proprio il primo lavoro, quello svolto dalla prima B della scuola primaria Daniele dell'Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Latina. C'è da sottolineare una cosa: questi ragazzi hanno dovuto superare una grande difficoltà, quella del lavorare quasi esclusivamente in forma telematica proprio per via della pandemia. Hanno realizzato la sonorizzazione di alcune foto del consorzio e hanno preso ad analizzare gli animali e i bambini della bonifica, quindi hanno avuto un certo punto di vista. Lo hanno fatto con uno strumento musicale che hanno realizzato loro. Ora io ve lo faccio vedere, o meglio la nostra regia ve lo fa vedere, poi lo commenteremo insieme anche all'insegnante. Quindi ascoltiamo e vediamo gli allievi della prima B della scuola primaria Daniele dell'Istituto Comprensivo Giovanni Cena di Latina. Quindi il violino è una musica, il pianoforte è un rumore? O era sempre un esempio di musica? Possiamo fare. Cosa sentite normalmente nel luogo in cui abitate? Chi ce lo vuole dire? Una canna di bambù con sopra una membrana. Mentre arde la legna, sentite? Thank you.
in collegamento con noi la maestra Barbara Masella. Maestra, ben arrivata, ben trovata. Ci sono anche tutti i suoi alunni, li vediamo in cornice praticamente. È stato un momento molto particolare, maestra. Come hanno lavorato questi ragazzi? Una prima elementare al primo approccio con un lavoro così importante. Ecco, cosa ne hanno ricavato e che esperienza è stata? Non è stato semplice, perché parliamo di bambini di 6-7 anni, e parlare del territorio, della storia del proprio territorio non è facile, e farlo in una modalità a distanza ancora di più. Ma l'entusiasmo dei bambini e la professionalità di chi ci ha seguito in questo percorso, prima della preparazione a distanza dei docenti e poi nel supporto in classe, per terminare poi con i maestri Angelo e Francesco, che hanno lavorato unendo le distanze, avvicinandoci al mondo della musica e dei rumoristi, ha permesso la realizzazione di questo filmato. I bambini hanno lavorato con grande entusiasmo e partecipazione, e sono stati veramente molto coinvolti nel progetto, e i risultati lo dimostrano. Grazie. Bene, noi siamo felici della vostra partecipazione e ci auguriamo che questo sia il primo step di una lunga collaborazione per portare i ragazzi a conoscere e amare al meglio il nostro territorio. Maestra Masella, grazie per essere stata con noi e buon proseguimento di rassegna. Andiamo a vedere adesso il lavoro delle seconde elementari. Ve l'ho detto, siamo partiti dalla prima, arriveremo alla quinta e scavalleremo con il liceo. Loro fanno parte dell'Istituto Comprensivo Cesare Chiominto di Cori, sono la seconda B e la seconda C della scuola primaria. Hanno lavorato, fortunatamente per loro, molto di più in presenza, avevano delle situazioni diverse e hanno avuto modo quindi di sonorizzare non solo una sequenza di foto, ma anche un breve estratto di un video ricavato dall'archivio Luce. Hanno anche scritto una storia per accompagnare la narrazione. Il lavoro è stato diviso in due, perché erano due le classi, quindi la seconda B si è occupata dei lavori della bonifica, la seconda C invece della costruzione della città. Vediamo. Della palude pontina arrivano degli artigiani per aiutare gli abitanti ad ingrandire il villaggio. Si accorgono che manca il legno, la paglia, i chiodi, il martello, le funi, il carbone, e si recano alla fiera di Cisterna per procurarli. Per arrivare a Cisterna incontrano molti operai che tagliano gli altissimi alberi della foresta antica per costruire un canale. Si fermano presso le carbonaie per fare provvista di carbone. Raggiungono poi un'ampia strada in costruzione. La fiera è la vicina. Dopo aver comprato tutti
i materiali ritornano al villaggio. Agli abitanti raccontano di aver avvistato in una raduna tanti bufali. Una volta ingrandito il villaggio, sapevano dove raccolsi per acquistarli. Alla fine tutti potevano vivere e giocare felici in un villaggio più grande. Quando si imbattono in una famiglia di
pastori che tosa le pecore. La mamma va provvista di lana, poi riprendono la strada. Lungo gli argini del canale prendono dei lanotti da un pescatore che ne ha la cesta piena. Infine la mamma può fare il ritorno alla capanna, soddisfatta della sua spesa. Dovremmo avere in collegamento con noi le insegnanti, le maestre Patrizia Corbi e Maria Carmela Salomone. Vediamo un attimo se riusciamo a vederle. Buongiorno, ben trovate. Ecco, che cosa è rimasto ai ragazzi di questa esperienza? Li abbiamo visti anche allegri nel giardino a fare musica con i piedi. Beh, sì, in realtà uno degli obiettivi formativi di questo progetto è stato proprio quello di far conoscere ai bambini parte della storia del loro territorio, quindi attraverso l'utilizzo delle fonti storiche, sia visive che orali. Noi abbiamo cercato di fornire i primi strumenti per imparare a fare memoria, no? Per creare ponti tra generazioni presente e generazioni passate, quindi tra presente e passato. In realtà la valorizzazione comunque di un mondo lontano
dalla quotidianità dei bambini presuppone conoscenza. Quindi noi abbiamo cercato di fornire i primi strumenti di conoscenza di un mondo che rappresenta comunque la loro radice, la loro cultura, ma anche il loro futuro. E a riguardo un'azione incisiva è stata fatta dalla mediazione musicale. Infatti, per esempio, un violino, delle percussioni, le voci degli ambienti ha reso questa conoscenza, come dire, più piacevole, soprattutto durante la DAD, perché noi abbiamo avuto un periodo di DAD. Giustamente le difficoltà sono state molte. Ecco, maestra Corbi, invece c'è stato un lavoro di sinergia fra le due classi anche, o questa situazione di pandemia vi ha dato poca possibilità di convivialità? No, sicuramente noi sono due classi, in realtà è un modulo, per cui tutta la vita delle classi didattica e relazionale è un insieme. Sicuramente ogni progettualità aggiunge valore. E quello che ci sentiamo di dire, perché la nostra voce è sempre corale, tanto docente quanto discente, è che ogni esperienza di conoscenza per i bambini e con i bambini è un'emancipazione di tutti, quindi non si fa per i bambini, ma cresciamo insieme. E l'esperienza con Agrosonoro crediamo che sia un modello e uno stile per come è stata vissuta da riproporre ad ogni istituzione, dal momento che il circolo virtuoso che si è creato tra l'archivio Luce Cinecittà, l'archivio del Consorzio di Bonifica, l'associazione Il Sandalo, le famiglie e i bambini, ha ancora di più rafforzato il nostro credo pedagogico, che è quello di e che soprattutto abbiamo visto anche nel gruppo di lavoro di Agrosonoro, è quello di una circolarità fatta di ascolto, di attenzione, di ricerca, di competenza, di condivisione, di collaborazione e poi di garbo, veramente tanto garbo. Quindi noi abbiamo potuto mettere in campo ciò che abbiamo imparato tanto. E un grazie veramente di cuore va agli archivi magistrali che sono lì rappresentati dalla dottoressa Cacciani e dalla dottoressa Mirarchi. Un grazie va agli archivi scrigno delle nostre famiglie che hanno tirato fuori le loro memorie, e un grazie alla memoria corese quale pioniere della bonifica pontina. Siamo andati a conoscere, attraverso la famiglia che ce l'ha messa a disposizione, la memoria di bisnonno Ascenzo, il quale col proprio mulo Pacchiarotto è stato un gruppo di coresi, per 10 anni hanno lavorato alla bonifica. Noi lasciamo questo e riceviamo questo da Agrosonoro. Beh, voglio dire, è una bella... dicevamo una bella fucina di idee che è stato, diciamo, il primo step di un lavoro che proseguirà, quindi noi ci auguriamo di rincontrarvi qui il prossimo anno con un progetto che andrà via via sviluppandosi. Grazie, grazie veramente, un saluto a voi e ai vostri allievi, grazie. Grazie e grazie all'associazione culturale Il Sandalo, la grande Angelo e Francesco. Di cuore, la dottoressa Barbara, la dottoressa Cacciani, la dottoressa Patrizia Sant'Angeli, Selene, perché veramente è stato un circolo virtuoso che noi ringraziamo e che porteremo nella nostra memoria come modello e stile di lavoro. Grazie. Grazie a voi. Andiamo alle quinte elementari. È la quinta B della scuola primaria Oddino Montiani, l'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Latina. Questi ragazzi hanno lavorato prettamente a distanza, quindi per ovvi motivi di collegamento la classe è stata divisa in 4 gruppi. Hanno fatto 2 esperienze molto belle. Hanno non solo musicato delle foto, 5 foto per ogni gruppo del consorzio di bonifica, e poi andremo a vederle, ma soprattutto coadiuvati dalla maestra Roberta Galeotti, hanno musicato il video dell'Istituto Luce, l'acquitrigno, dall'acquitrigno alle giornate di Littoria. E noi è proprio da questo che cominciamo e poi lo commentiamo insieme. Thank you.
Agrosonoro sarebbe un grande progetto che parla dei suoni della bonifica, ovvero proprio il nome di dire Agropontino. Agrosonoro è un'organizzazione che ci aiuta a capire cos'è il suono e ci istruisce per capire quali sono i suoni naturali. Io penso che Agrosonoro sia una cosa per divertirsi, è un'associazione che riguarda l'Agropontino, ma serve anche per divertirci, cioè la musica. Infatti per me significa divertimento. Agrosonoro è un progetto e ci aiuta a capire cos'è la musica, il rumore e il suono. Agrosonoro secondo me è un progetto che vuole insegnare ai bambini uno qual è la differenza tra suono e musica e si parla anche della bonifica. Agrosonoro è un progetto che ci aiuta a riflettere e a capire i suoni artificiali e i suoni naturali. Allora, Agrosonoro è un strumento per suonare. Agrosonoro è un'associazione che ci insegna come si possono produrre i suoni e la base della musica e dei suoni.
Abbiamo visto la prima parte del lavoro, che è un video. Io mi volevo collegare con l'insegnante Roberta Galeotti, dovremmo averla con noi in collegamento streaming. Vediamo se c'è, non riesco ancora a vederla, però ci sono i ragazzi. Ecco, dicevamo, il progetto dei ragazzi della quinta B della scuola dell'Istituto Comprensivo Alessandro Volta di Latina. Ecco l'insegnante, ben trovata, è un piacere averla qua con noi. Due lavori importanti assemblati in un unico progetto. Il primo, il mettere un sottofondo musicale a questo video, l'altro l'aver commentato delle immagini, tante, adesso andremo a presentarle. Ecco, quali sono state le sensazioni dei ragazzi, che purtroppo sono state filtrate dallo schermo di un PC per la maggior parte del tempo? Sì. E effettivamente i bimbi hanno lavorato in remoto per quasi tutto il periodo del laboratorio. Abbiamo avuto la fortuna poi di avere due incontri in presenza e diciamo che le immagini parlano, nel senso loro hanno trasmesso un entusiasmo, una voglia di fare, una modalità proprio di approccio a tutte quelle che erano le stimolazioni provenienti dagli esperti, che ci hanno arricchito sia noi, penso anche Angelo, Francesco e tutti gli altri che hanno partecipato con noi al progetto, e i bimbi hanno dimostrato veramente di andare oltre a volte, perché come vedremo dopo si sono anche loro organizzati in gruppi, hanno lavorato, hanno realizzato i loro lavori con un grande senso di responsabilità. Oltre a ringraziare tutti che ci hanno permesso di avere questa esperienza incredibilmente stimolante, io vorrei ringraziare in particolar modo i bambini, perché loro veramente hanno mostrato un totale impegno, un totale interesse, una partecipazione incredibile. E noi speriamo che questo poi porterà i frutti un domani, nel senso loro saranno sicuramente dei cittadini migliori, perché avranno acquisito una sensibilità diversa nell'approcciarsi a quello che è il nostro territorio, la ricchezza, la bellezza, la meraviglia del nostro territorio. Infatti era proprio lì che volevo portarla, maestra, perché i ragazzi divisi in quattro gruppi hanno analizzato una serie di foto, cinque per ogni gruppo tra l'altro, e sono partiti proprio dall'origine, quindi dalla palude, dal disboscamento, dai primi insediamenti, ma poi hanno colto le immagini dei volti e dei mestieri, hanno scoperto che c'era una cava, quindi l'importanza del treno e di come si arrivava poi alla cava con i materiali, hanno visto che cos'era una draga e poi come immancabilmente per tutti i coloni, i pontini, tutto il lavoro, la grande fatica finisse in una grande festa. Ecco, tutto questo l'hanno imparato dalle immagini. Sì, però fortunatamente avevano un background già abbastanza forte, perché un lavoro di sensibilizzazione verso il territorio l'avevano iniziato in terza con uno spettacolo teatrale, che è stato poi rappresentato durante la rassegna che il comune ha istituito il 18 dicembre, e i bambini sono stati invitati a rappresentare il loro spettacolo al Teatro Ponchielli, e questo spettacolo parlava proprio della bonifica, quindi storia a mente, e quindi loro diciamo sono partiti da questa esperienza, ma il lavoro fatto con l'Istituto Luce e con l'Associazione Il Sandalo li ha arricchiti e completati veramente, hanno raggiunto un livello veramente, veramente alto. E sono molto contenta. Siamo felici di questo, speriamo di ritrovarli allora con altre storie legate al nostro territorio. Grazie maestra, grazie ai vostri ragazzi. Ora insieme vedremo il commento alle foto, le foto tratte proprio dall'archivio del Consorzio di Bonifica, che riguardano quattro argomenti specifici. Grazie maestra.
Allora, prima di tutto noi siamo il gruppo A e abbiamo avuto queste grandi immagini molto belle. Nella prima immagine rappresenta un corso d'acqua con secondo piano gli alberi. Abbiamo pensato prima di tutto al rumore dell'acqua con delle semplici borracce piene di acqua e poi al rumore del vento. Quello ci abbiamo messo un po', ma abbiamo poi deciso di mettere due penne sopra l'altra e fare il rumore del vento. Poi alla seconda immagine che rappresentava un albero che cadeva con gli uomini e il loro passo, che abbiamo fatto? Io, che sono anche il capogruppo del mio gruppo, ho preso un grande dizionario d'italiano e l'ho sbattuto a terra. Poi il mio amico Francesco ha fatto anche il rumore di che cosa potevano dire quelle persone, ovvero attenti, e la mia compagna Gabriella ha fatto il rumore del passo facendo con le mani. Poi nella terza immagine c'era rappresentato un carro con degli uomini con le mani. In questa immagine che abbiamo fatto? Io ho fatto il rumore del vento perché c'erano anche degli alberi dietro. Poi Francesco, che lo chiamo l'imitatore perché ha fatto il rumore dei cavalli e dei bufali, mi ha aiutato anche Ruth con il rumore del vento, e Gabriella ha fatto con la campanellina il rumore delle campane delle bufale. Poi in quinta immagine l'abbiamo chiamata l'immagine bonus perché eravamo tutti. Allora, io facevo il rumore del maiale, poi Francesco faceva il rumore del cavallo e dell'asino e diceva anche dai dai forza, poi Gabriella faceva il rumore della campanella e Ruth faceva il rumore dei passi e Claudia faceva con me anche il rumore del vento. Poi come ultima immagine che abbiamo fatto, io ho fatto il rumore del vento, Gabriella le campanelle e per finire Francesco ha fatto il rumore delle bufale, e queste sono tutte le nostre immagini. Abbiamo scelto io e il mio gruppo di sonorizzare il verso delle pecore e i passi dei signori. Nella seconda immagine abbiamo scelto di sonorizzare il rumore del mare e il rumore dei passi. Nella terza immagine abbiamo pensato di sonorizzare il rumore dei passi sul terreno fertile. E nella quarta immagine abbiamo sonorizzato il russare della persona e il rumore del fruscio del vento. E nella quinta immagine abbiamo scelto di sonorizzare il rumore della costruzione.
siamo il gruppo C e abbiamo pensato di sonorizzare la prima immagine valorizzando il rumore del treno che sta arrivando e del suono del fischio del treno. Nella seconda immagine ci sono i vari vagoni, quindi abbiamo pensato di sonorizzare questa immagine facendo un rumore molto più forte rispetto alla prima immagine. Nella seconda immagine, nella terza immagine, abbiamo visto che ci stavano questi vagoni, questi treni merci, e abbiamo pensato di iniziare a fare con un suono come se la terra sbattesse nelle varie parti. Poi nella quarta immagine abbiamo valorizzato il suono dei passi, delle rocce, dei sassolini, delle persone che passavano. E nella quinta immagine il suono del piccone. Abbiamo pensato di sonorizzare delle immagini in modo particolare. Nella prima immagine abbiamo pensato che ci fosse un signore che preparava il cibo per i suoi amici per fare festa dopo il lavoro grandissimo che hanno fatto. Poi nella seconda immagine abbiamo pensato di sonorizzare le gru che lavorano, perché diciamo sono quelle che spiccano di più nella foto. Invece nella terza immagine abbiamo pensato di sonorizzare sia le gru che le persone che insomma parlano e discutono su questi fatti delle gru, del lavoro. Invece nella terza immagine abbiamo pensato di sonorizzare e far spiccare le persone che parlano, ridono e che pensano a tutto il lavoro che prima non era nulla invece che adesso è tutto. E infine nella quarta immagine abbiamo sonorizzato soprattutto le persone che fanno festa, le bottiglie e le risate. Partecipato alla rassegna anche il liceo musicale Alessandro Manzoni. Dovremmo avere in collegamento l'insegnante che ha curato il progetto, Ermelinda De Feo. Vediamo se c'è, la facciamo parlare. Professoressa De Feo, c'è? Volevamo parlare, eccola. Ecco, professoressa, tra qualche istante noi vedremo il lavoro di questi ragazzi, di questa delegazione di ragazzi, perché un ensemble, un'orchestra sostanzialmente, no? Chi sono? Chi ha partecipato? Allora, intanto devo fare una premessa che con l'Istituto Luce già dall'anno scorso ci eravamo sentiti e sembrava possibile, no, avviare questo progetto, anzi forse addirittura 2 anni fa. Comunque, purtroppo poi tutto è cambiato e noi dal 6 marzo 2020 ci siamo ritrovati a distanza, quindi con lezioni di strumento musicale a distanza. Abbiamo cominciato a comprare di tutto e di più, sia come scuola, sia come alunni, sia come docenti, per cercare di migliorare il più possibile gli effetti sonori. La scuola, la nostra scuola, il Liceo Manzoni, dal 6 marzo 2020 ha immediatamente attivato la didattica a distanza con una velocità e una efficacia incredibile, per cui effettivamente siamo riusciti a portare avanti i discorsi quasi allo stesso modo. È chiaro che quello che è mancato è stato proprio il contatto, la normalità tra virgolette, però la didattica a distanza ci ha aiutato anche in questo, cioè è servita proprio
a mantenere, a conservare quel legame emotivo, affettivo, a tutti, non solo ai ragazzi, anche a noi docenti, perché non solo i ragazzi hanno sofferto di questa situazione. La scelta che abbiamo fatto, chiaramente siamo sempre stati sostenuti dalla dirigente, la professoressa Paola Di Veroli, dalla vicaria Anna Santoro, cioè ci hanno comunque aiutato anche a portare avanti qualunque discorso, perché immaginatevi che cos'è l'organizzazione di un istituto che ha più di 1400 alunni. Chiaramente non è stato facile. Noi abbiamo un laboratorio di registrazione, ma il laboratorio di registrazione ha bisogno di essere utilizzato in presenza. Quindi è stato drammatico all'inizio questo. Ecco, professoressa, quello che ci interessava capire, no? È questi ragazzi che, bene o male, vista l'emergenza, si sono dovuti ritrovare nella propria stanza a suonare, cosa che invece erano abituati a fare insieme su un palco. Ecco, come hanno vissuto il progetto di poter fare qualcosa insieme, cioè la prospettiva che comunque prima o poi qualcosa sarebbe ritornato normale? Con un entusiasmo assoluto, hanno avuto piena fiducia negli adulti. Ci hanno proprio trasmesso positività, fiducia e hanno continuato con una determinazione pazzesca. Immaginate che questi sono ragazzi che poi, facendo strumento, quindi essendo considerato lezione individuale, quasi tra virgolette di laboratorio, non siamo laboratori come il Ministero ci indica, però in ogni caso abbiamo la possibilità di fare lezioni in presenza. Quindi noi, appena è stato possibile, siamo tornati in presenza e con i ragazzi che non vedevano l'ora di poter cominciare a lavorare di fatto dal vivo con l'insegnante. Quindi appena è stato possibile, tra l'altro, abbiamo cominciato le registrazioni, perché noi a gennaio, che ci siamo sentiti con Istituto Luce, con la dottoressa Cacciani, che ha avuto, devo dire, grande, grande fiducia veramente in noi, abbiamo iniziato immediatamente a fare le registrazioni. Sapete bene quanti e quali possono essere i problemi tecnici. Le difficoltà. Noi adesso invece le vediamo come le avete superate queste difficoltà, professoressa, e lo vediamo proprio guardando il filmato. Voi avete scelto di filmare la nascita di una città. Hanno un nome il gruppo dei ragazzi del liceo? Si sono dati un nome, l'ensemble si è dato un nome? I ragazzi sono solo una piccola parte dei nostri ragazzi e sono i ragazzi del triennio del liceo, quindi sono alcuni ragazzi. Io vado ad annunciarlo così ce lo godiamo, una delegazione dei ragazzi del liceo ad indirizzo musicale Alessandro Manzoni di Latina nella realizzazione del letto musicale di Nascita di una città.
Un lavoro decisamente bello, grazie professoressa De Feo per averci regalato questo ensemble con la delegazione dei ragazzi del liceo musicale Alessandro Manzoni. Io volevo salutare Francesco Ciccone e Patrizia Cacciani che ritroveremo qui tra poco, tra l'altro per i saluti finali, perché hanno lasciato il passo a Patrizia Sant'Angeli, Emilio Di Fazio e Luigia Berti, ben ritrovati. Allora, loro sono i supporti, potremmo definirvi così, i supporti alla manifestazione. Avete veramente realizzato delle pillole particolari, in particolar modo tu, Luigia, in qualità di ordinaria di pedagogia musicale, hai preparato un percorso e hai educato i ragazzi al gioco e al suono. In che è consistito il tuo lavoro? Allora, intanto io ringrazio davvero questa squadra meravigliosa e vi ringrazio per avermi coinvolto. E abbiamo preparato, noi in realtà con Patrizia, che qui lo può confermare, abbiamo fatto un po' un'improvvisazione. E, diciamo che la mia mini pillola, proprio minuscola, voleva presentare ai bambini, ai più piccoli, alcuni strumenti di facile utilizzo, diciamo così, cioè strumenti con i quali il suono si produce in maniera abbastanza semplice. E strumenti provenienti da varie culture, varie tradizioni, quindi che come un ponte, come un filo, ci riconducevano all'idea di giocare con la musica. Io sono stata una presentatrice, un'illustratrice di strumenti, non c'è stata possibilità di avere proprio uno scambio reale con i bambini, però io credo che comunque sia passato il messaggio, sia passata l'idea di quanto sia importante, oltre che piacevole certamente, utilizzare la musica per puntini puntini, cioè per molte cose. Se posso aggiungere soltanto una cosa, io credo che tra tutto quello che è stato detto questa mattina, che è davvero tanto, un altro eventuale, se posso aggiungere, valore di questo lavoro è creare proprio un ponte tra l'uomo che fa, l'uomo faber, no? Cioè che costruisce l'artefatto, che modifica il territorio per renderlo un posto migliore dove vivere. Questo accade nella bonifica ed accade nell'uomo che costruisce gli strumenti musicali e che li usa per esprimere se stesso. In pratica, proprio noi di laboratorio parliamo. Quale miglior territorio che quello pontino, che è nato come un laboratorio, è nato proprio come un laboratorio a tutti gli effetti, poteva prestarsi a diventare un laboratorio di strumenti musicali. E tu, Emilio, proprio di quello ti sei occupato, no? Ho proprio iniziato a lavorare sul campo raccogliendo quello che avete visto nella valigia, quindi tutto questo poi è confluito nell'Etnomuseo Montilivini di Rocca Gorga, dove appunto magari in seguito i ragazzi potranno tornare per vedere in che modo può essere anche rappresentata la musica, no? E volevo dire che loro hanno fatto un bellissimo lavoro, perché sono così piccoli che a quell'età rispondere ad una... No, ad un quesito così importante come un territorio e un suono non è facile per loro. Lo è stato difficile anche per me, in realtà, perché io ho studiato il territorio facendo chilometri e chilometri, facendo amicizie con persone, andando sul campo, registrandoli, e ho visto generazioni che poi adesso sono anche passate, quindi questo ho visto proprio una trasformazione, diciamo, questi documenti sonori che io ho raccolto, ormai quasi non si possono nemmeno più quasi riascoltare, perché le persone che le hanno eseguite sono scomparse e non ci sono nemmeno suonatori a quell'altezza. Quindi immaginiamo quanto si è perso in questo territorio e che ricchezza, no, c'era in passato, perché questo era uno strumento, quelli magari un piccolo strumentino che avete visto nella valigia, che veniva donato ad un pastore. E gli dicevano: adesso tu sei un pastore perché hai lo strumento e hai gli animali da pascolare, e li avviavano già ad un lavoro, cioè era come un habitus per loro, no? Io penso che la musica è come un vestito, è un habitus, dicono gli antropologi, no? Ognuno ha il proprio. La professoressa Berti ci ha fatto conoscere questi strumenti che provengono da diverse parti del mondo. Non ci sono soltanto i nostri ormai in questo territorio, è un territorio che sta diventando ancora più ricco,
Quando si mettono i piedi nella storia, bisogna essere dei bravi miscelatori. Tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile se alla base non ci fosse stato un cuoco, no? Uno chef, meglio dire, va. E questo chef noi lo identifichiamo proprio in Patrizia Sant'Angeli, perché Patrizia che cosa ha fatto? Ha preso tutti questi ingredienti, li ha messi insieme, li ha ritagliati, li ha sminuzzati, li ha sistemati e ha realizzato un prodotto. Ecco, secondo te, alla luce dei fatti, che piatto ne è uscito? Innanzitutto grazie per il paragone con lo chef, perché a quest'ora poi ci sta, insomma, no? Anche perché il lavoro dello chef rispetto al mio ha molte similitudini. C'è la creatività e c'è la cura per la preparazione, esattamente quella che io metto nel lavoro che faccio, perché io sono innamorata del mio lavoro, per cui questo è per me è fondamentale. E mi aiuta anche nel farlo, perché io mi metto sempre nella posizione di allieva, non di insegnante, quindi in questo caso che avevo a che fare con le scuole per me è stato veramente congeniale. E avevo tanti ingredienti che erano le scuole, i ragazzi, le insegnanti, i partner, avevo il paesaggio, avevo la musica, avevo tantissime cose che molto importanti, facili anche da utilizzare. Però c'era la difficoltà, no? E qui entra in campo la creatività. Io vengo dalla comunicazione e so che quando c'è un ostacolo, quella è la possibilità per dare un'identità diversa al progetto per renderlo unico. E in questo caso la difficoltà era l'impossibilità di vedersi di persona. Lo Zoom, la distanza. E abbiamo cercato di utilizzare, grazie anche, questo dico anche grazie alla collaborazione degli insegnanti, di utilizzare questa distanza e colmarla con il telefonino, con le immagini del telefonino, che è uno strumento molto familiare per tutti, no? E quindi c'è stata una produzione di piccoli video fatti con il telefonino, girati anche dalle insegnanti, che hanno reso il progetto molto particolare e secondo me non hanno sminuito l'importanza, quindi di questo sono molto contenta. Un'altra cosa, l'altra difficoltà che era personale, mi sono accorta il primo giorno di riprese, sono andata a Mazzocchio, che non avevo mai visto prima, quindi faccio mea culpa, e ho iniziato a riprendere, a prendere confidenza con il paesaggio e mi sono resa conto che stavo cercando di fare l'autrice, il mio mestiere, no? Io faccio documentari, faccio altre cose. Poi ho detto, ma io devo parlare agli insegnanti, ai bambini, ai genitori. Quindi il mio lavoro su di me anche è stato quello di rendere le cose semplici. Questo non voleva dire semplificare e quindi banalizzare le cose, ma avere un linguaggio che arrivasse a tutti. E per questo penso le emozioni sono un grande veicolo e la musica mi ha sicuramente aiutato. Io volevo far rientrare, magari vi sistemate un attimo alle spalle, Francesco Cicconi e Patrizia Cacciani, perché siamo proprio giunti alla fine, siamo proprio arrivati ai saluti finali e io prima di congedarci volevo passare un attimo la parola a Barbara, perché questi che vedete qui sono solamente una parte delle persone che hanno lavorato, vero Barbara? Infatti io ringrazio tutti loro che sono qui presenti e voi insegnanti perché siete stati fondamentali. Infatti volevo condividere con voi una riflessione. E tempo fa sentii l'intervista della figlia del magistrato Chinnici ucciso per mafia e lui le ripeteva sempre questa frase, che ci sono tre professioni in particolare che incidono notevolmente sulla vita delle persone, le loro azioni, decisioni e scelte incidono veramente sulla vita di queste persone, sulla loro salute, hanno una condivisione delle loro paure e delle loro gioie. Quali sono queste professioni? Il magistrato, il medico, e in questa pandemia ne abbiamo avuto un grande esempio, e il maestro. Quindi anche in questo modo vi voglio dire veramente grazie per tutto quello che fate quotidianamente e con la didattica a distanza è stato un valore aggiunto. E poi
Volevo poi passare anche la parola a Patrizia Gacciani, che insomma vorrebbe fare dei ringraziamenti anche lei in qualità insomma di ente capofila. Ma prima di passare la parola a Patrizia Gacciani volevo ringraziare chi non si vede dietro il progetto, perché è un lavoro di squadra e quando funziona è perché la squadra è unita. E quindi oltre all'Istituto Luce, oltre all'Associazione Culturale Il Sandalo, io voglio ringraziare Selene, Elisabetta, Luca, Jacopo e tutti quelli di cui mi sono dimenticata. Però non vi preoccupate che li trovate nei titoli di coda. Intanto passo la parola a Patrizia Gacciani per i saluti. Allora, grazie a tutti, grazie di questa bellissima esperienza. Agrosonoro ha avuto la possibilità di vincere questo bando Cinema per la Scuola. Questo bando si chiude il 30 giugno di quest'anno. Chissà che non se ne possa ripetere una nuova edizione, questo ce lo dirà soltanto il tempo. Come ente capofila innanzitutto porto i saluti della Presidente Chiara Sbarigia, dell'amministratore delegato Nicola Maccanico, del direttore dell'archivio Enrico Bufalini, che ringraziano tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, che si sono fatti carico in tutto questo tempo di questa grande lavoro di sinergia tra varie professionalità, varie momenti e che l'hanno fatto in una fase così complessa e difficile come quella della pandemia. Grazie alle insegnanti, grazie ai bambini, grazie ai dirigenti, grazie a tutti coloro che hanno voluto aderire ad Agrosonoro, perché loro sono stati l'essenza indispensabile di questo progetto. Grazie a tutti e buon lavoro ancora. Vi do appuntamento alla Settimana Nazionale della Bonifica che si terrà dal 25 al 3 ottobre. Il tema di quest'anno è legato al turismo sostenibile e alle vie dell'acqua. Quindi per conoscere un pochino meglio l'attività pubblico-culturale del Consorzio di Bonifica che lega il nostro territorio. Volevo ringraziare tutte le persone che sono in streaming e che ci hanno seguito fino alla fine, la regia delle Cattive Produzioni. Buon proseguimento di giornata. Ciao!